Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di prealpina.it. Apriamo con la cronaca. A Busto Arsizio, un autobus della linea urbana è rimasto bloccato in un sottopasso di via Tasso, allagato dalla pioggia abbondante, scesa nel giro di pochi minuti. Il conducente e 5 passeggeri a bordo sono stati soccorsi e raggiunti dai vigili del fuoco intervenuti con un gommone. L'episodio riporta l'attenzione sulla necessità di manutenzione dei sottopassi presenti in città e, come accertato dai vigili del fuoco, al momento del passaggio del bus si era accumulato circa 1 metro d'acqua e tutti i dettagli sono già disponibili su prealpina.it. Spostiamoci ora a Legnano, dove la fine dell'anno scolastico è stata celebrata con fumogeni e bombe carta. Tutti i dettagli nel servizio realizzato da Luigi Crespi con immagini di Walter Todaro di Publifoto. È tradizione, l'ultimo giorno di lezione è anche occasione per fare un po' di festa, solo che qualche volta si esagera. Era già successo sabato 5, quando erano finite le lezioni al liceo Galilei, oltre 1300 studenti. Chiuse le aule, i ragazzi erano scesi in strada, avevano tirato qualche petardo e acceso qualche fumogeno, tanto che alcuni passanti avevano allertato il 112. In Viale Gorizia erano arrivati le pattuglie dei carabinieri e della polizia locale che avevano disperso i ragazzi che stavano un po' troppo vicini in questo tempo di Covid. Martedì 8 è ricapitato, ma questa volta la polizia locale ha deciso di giocare in anticipo. Qui era l'ultimo giorno di scuola per gli studenti degli istituti Dell'Acqua e Bernocchi, oltre 3.000 ragazzi che si sono dati appuntamento come da tradizione in strada. Via Diaz è stata quindi chiusa al traffico dalle 11 alle 12, il tempo necessario per permettere il deflusso dei ragazzi. Una ventina gli addetti alle forze dell'ordine che sono stati coinvolti nell'operazione. Nessun disturbo, i ragazzi hanno tirato qualche petardo, si sono sentiti botti, è stato acceso qualche fumogeno, ma la festa si è conclusa nel migliore dei modi. A questo punto, l'arrivederci è per settembre, quando ricominceranno le lezioni, Covid permettendo. Sul nostro sito trova spazio anche la notizia della maxi inchiesta contro lo spaccio di droga condotta dalla Polizia di Stato tra la provincia di Padova e il Varesotto. Gli inquirenti hanno arrestato una decina di persone accusate a vario titolo di aver smerciato sulle piazze locali eroina purissima proveniente dalla Turchia. Da Marghera, poi nascosta all'interno di estintori, la droga veniva spostata dal Veneto fino alla Lombardia, ma anche raggiungendo infine la Svizzera. E le indagini erano partite nel maggio di 3 anni fa. E chiudiamo con l'andamento del coronavirus in regione. Varese e Milano, con 67 casi ciascuna, sono le due province lombarde con il maggior numero di nuovi contagi. In generale, comunque, l'incidenza su scala regionale scende sotto l'1%, attestandosi per la precisione allo 0,8. I nuovi positivi accertati sono stati 291 su 34.447 tamponi processati. I decessi sono stati 11. Per quanto riguarda i ricoveri, si contano 22 dimissioni nei reparti di terapia intensiva, mentre negli altri reparti ci sono stati 18 ingressi. E maggiori dettagli sull'andamento della pandemia saranno disponibili sul giornale di domani in edicola e sui supporti digitali. Questa è l'ultima notizia. L'appuntamento con le informazioni di prealpina.it torna come sempre domani alle 13. Una buona serata!